La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello VIP racconta i suoi inizi e le sue passioni. Manca poco ormai all'inizio del Grande Fratello VIP 3 che andrà in onda su Canale 5 da settembre. Il programma non è ancora iniziato ma già circolano in rete i possibili concorrenti. Luca Speracchi e Cecilia Capriotti sono i nomi più caldi, mentre Iva Zanicchi non dovrebbe entrare nella casa. A proposito di Grande Fratello VIP abbiamo intervistato Alessia Macari, una che il programma l'ha vinto partecipando alla prima edizione. Alessia Macari nasce il 16 ottobre del 1993 a Dublino, in Irlanda. Cresce a Casalbieri, in provincia di Frosinone, nel 2010 vince il titolo di Miss Beauty Queen International. Partecipa in Irlanda a un reality show e nell'estate del 2014 è una delle protagoniste di un docu-reality girato in Grecia e trasmesso dalla TV irlandese. Sempre nel 2014 inizia a far parte del programma di Paolo Bonolis Avanti un altro. Su Canale 5 dove fa parte dei personaggi del minimondo dove riveste il ruolo della ciociara. A settembre del 2016 entra nel cast della prima edizione del Grande Fratello VIP condotto da Ilary Blasi. L'intervista. 1. Ciao Alessia, parlaci un po' di te, quali sono i tuoi hobby e le tue passioni preferite? Amo particolarmente la musica e amo cantare, da piccola ho studiato musica. 2. Perché hai deciso di entrare nel mondo dello spettacolo? Come è nata l'idea di entrare a far parte del cast di Avanti un altro? Non ho deciso io, penso che è stato il mio destino perché da piccola ho sempre fatto corsi di ballo e canto. Ho sempre avuto un grande interesse per il mondo dello spettacolo, è una vocazione che devi avere nel sangue. 3. Hai partecipato alla prima edizione del Grande Fratello VIP condotto da Ilary Blasi arrivando anche a vincerlo, cosa ti ha lasciato a livello personale e professionale questo programma? Il Grande Fratello VIP mi ha aperto tante porte lavorative, personalmente invece mi ha fatto crescere come persona. Posso dire che è stata l'esperienza più bella della mia vita. 4. Sei una grande appassionata di calcio, non a caso sei fidanzata con il giocatore del Foggia Oliver Kral. Come vi siete conosciuti e com'è nata la vostra storia? Sì, ho sempre avuto un interesse per il mondo del calcio poiché a casa in TV si vedeva solo calcio. Ho conosciuto Olli, Kral, NDR, dopo che lui mi scriveva da molto tempo. Dal primo giorno non ci siamo più staccati, è stato amore a prima vista. Lui era diverso dagli altri ed è molto simpatico. 5. Che progetti hai in mente per il tuo futuro? In futuro mi piacerebbe fare musica e magari fare qualche programma di calcio.